rivelata una iniziativa vincente considerati i risultati ottenuti in poco più di un anno e considerato che questo premio letterario è stato già raccolto da autori di grandissimo prestigio. L'idea Ravera era qui l'anno scorso, quest'anno adesso facciamo il primo applauso della serata, la giuria di altissimo prestigio ha deciso di assegnare il premio ad uno scrittore a me personalmente molto caro e vicino anche per motivi di carattere professionale, uno scrittore che è un po' l'orgoglio della cultura meridionale, si è fatto valere per meriti e per premi di grandissimo prestigio negli anni scorsi, continua nella sua attività con risultati molto 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 interessanti, apprezzabili e apprezzati da questa giuria. Il premio andrà quest'anno a Raffaele Nigro. Allora, il successo di questa idea del sindaco Nicola Pinto è data prima di tutto dalle opere che sono arrivate per la selezione di quest'anno, dalle più grandi case editrici italiane. Per questo il segno dell'attenzione di queste case editrici ci conferma che il premio sta prendendo forma e riconoscimento nazionale a livello più alto. La composizione della giuria, una giuria che per prestigio ovviamente fa di questo premio uno dei premi più importanti, ce ne sono tanti in Italia di premi letterari, e però chi è addetto ai lavori sa distinguere. Ecco, i componenti di questa giuria fanno di questo premio un premio di fascia alta nella considerazione degli addetti ai lavori. Io vi intanto vorrei dire che il premio è un'idea intelligente e felice anche perché è intitolato Giuseppe Cassieri, e non devo certo io ricordare a voi chi è stato. Scrittore, saggista, una personalità del mondo della cultura che ha dato lustro alla città che lo ha accolto. La famiglia viene da lontano, ma Giuseppe Cassieri ha portato la città di Lodi Garganico a livelli di prestigio anche grazie alle sue opere molto apprezzate e premiate. Qui questa sera in sala c'è sua figlia Nicoletta, che ho conosciuto con molto piacere. Alla prima edizione del premio c'era anche il fratello di Nicoletta, Alessandro Cassieri, mio collega per tanti anni al TG1, collega eccellente, inviato nei momenti, nelle fasi più delicate della politica internazionale, nei punti critici del mondo, è stato corrispondente all'estero, suo padre sarebbe orgoglioso, oltre che di Nicoletta, anche di Alessandro, che salutiamo. Lui ci ha mandato un messaggio, lo ha mandato al sindaco per dire che quest'anno non riusciva a essere qui con noi. Dice Alessandro, sappimi comunque vicino col cuore, auguri per una edizione del premio all'altezza delle aspettative di tutti noi. Un saluto da Alessandro Cassieri. E allora, vi presento subito la giuria che quest'anno ha deciso di premiare Raffaele Nigro per il suo ultimo libro, edito Rizzoli, uscito a novembre, e che di cui parleremo ovviamente con l'autore, non appena gli avremo consegnato il premio. La giuria è presieduta dal professor Salvatore Nigro, che qui non è per motivi di salute, che insegna letteratura italiana alla IULM di Milano, e è una personalità di indiscusso valore. Ci dispiace che non sia qui con noi. Poi composta la giuria dal professor Massimo Onofri, saggista e critico letterario, professore di critica e letteratura italiana contemporanea all'Università di Sassari. Possiamo fare un applauso a questo Onofri. Il professor Raffaele Manica, saggista e critico letterario, numerose le sue opere. Il professor Antonio Motta di San Marco in Lamis, dirige il centro di
dichiarazione di Renato Sciascia, e poi lei dice di farne parte immeritatamente, in realtà lo merita in pieno. Nella giuria c'è anche l'assessore alla cultura del comune di Rodi Carcanico, docente di materie giuridiche, Concetta Bisceglie. E a Concita affidiamo, mi prendo una piccola confidenza, a Concita affidiamo il microfono per un breve saluto di apertura di questa cerimonia. Prego. Grazie veramente a tutti per questa presenza, e io devo ringraziare e salutare il sindaco dottor Nicola Pinto, che ha voluto con tenacia questa manifestazione, e devo ringraziare lui, tutta la nostra amministrazione, a cui questa sera veramente va un doveroso ringraziamento. Ringrazio e saluto anche a suo nome tutte le autorità civili e militari presenti in sala, ringrazio le autorità, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, e grazie a tutti voi per la presenza, che secondo me è segno di grande attenzione e di sensibilità verso il mondo della cultura, che io personalmente considero un diritto fondamentale dei cittadini e anche un patrimonio della nostra identità. Questo premio effettivamente è nato e continua ad essere una vera realtà nel nostro territorio. È nato, come ho detto l'anno scorso, non solo per onorare la figura del nostro illustre concittadino Giuseppe Cassieri, ma anche per radicare nella nostra Rodi, nel nostro territorio, una tradizione culturale di grande prestigio, importante, per dare un impulso alla cultura, una tradizione da affidare proprio ai giovani, affinché loro poi la possano trasmettere a quelle che sono le generazioni future, almeno così spero. In effetti devo anche dire che questo premio è un grande orgoglio per noi, soprattutto perché per la seconda volta abbiamo avuto un riconoscimento importantissimo del Presidente della Repubblica. Abbiamo ottenuto la seconda medaglia come riconoscimento del Presidente della Repubblica, una medaglia di rappresentanza bellissima che noi abbiamo qui portato e che vi faremo vedere tra pochissimo. Oggi la lettura viene considerata più un obbligo che un piacere, chi meglio di un docente come me può dirlo, però è evidente che le persone che amano amano leggere e che comunque riescono ad avere quella grande gioia che proviene dalla lettura e dalla cultura hanno una ricchezza interiore e una prospettiva più ampia. Questa è la cosa molto importante che io vorrei sottolineare. E in effetti leggere dà sostanza alla crescita delle persone, leggere aiuta a riflettere, sviluppa la capacità di pensare, e quando si legge un buon libro è come incontrare un buon insegnante, un grande insegnante, perché leggere ci dà la possibilità di appropriarci di quello che è il modo di pensare dell'autore, ci dà la possibilità di pensare, di vivere le sue emozioni, le sue esperienze diventano un po' anche le nostre, di usare l'immaginazione proprio come fa lui. E in effetti leggere è importante, questo è il potere della lettura, ci apre infinite strade verso i poteri dello spirito umano di tutte le epoche e di tutte le parti del mondo, e ci dà la possibilità di conoscere la realtà, la vita, la gente. E chi ha questo, diciamo, chi è consapevole di questo, possiede una ricchezza infinita. Vi ringrazio per l'attenzione e buon ascolto. Grazie all'assessore. Allora adesso vorrei, prima di interrogare, diciamo, i membri della giuria su come sono arrivati alla decisione di premiare il custode del Museo delle Cere di Raffaele Nigro, vorrei chiedere un altro applauso, diciamo, di cuore per una presenza che ci fa onore, ed è quella dell'assessore Elena Gentile, che pregherei di salire sul palco per un saluto. Io non so se voi abbiate avuto l'occasione di incontrarla nelle ultime settimane, ma qui l'assessore, che mi permette di chiamare Elena, è in una versione europea, è reduce, come sapete, da un grande successo di consensi alle elezioni europee. Ora Strasburgo e Bruxelles ce la stanno, diciamo, stanno tentando di strapparcela, ma io credo che lei resterà ancora con noi. Grazie di cuore, non solo per l'invito, ma per l'accoglienza e le belle parole che
Attilio ha voluto riservarmi qui a Rodi, che appartiene alla mia straordinaria passione per questo territorio. Il sindaco mi ha pregata di essere qui, non ha dovuto lottare molto, sono arrivata anche rinunciando ad altri impegni apparentemente più importanti, ma appunto per il legame fortissimo per questa terra non potevo mancare in una serata che certamente è di straordinaria importanza per il Gargano, per la Capitanata, ma per la Puglia intera. Noi abbiamo il dovere di ripartire dalla cultura, in un paese che ancora oggi attraversa una fase difficilissima e dolorosissima, non possiamo fare a meno di sostenere appunto ogni utile sforzo per far crescere l'attenzione verso anche nuovi mondi che stanno appunto nel nostro grande patrimonio culturale. Parlavamo pochi minuti fa di un grande monumento che appartiene a questo territorio, per il quale io penso non solo il Gargano e le tante sensibilità che si sono già messe in moto, ma tutta la Puglia e il Mezzogiorno dovranno in qualche maniera accompagnare questo percorso, la lettura, il nostro patrimonio, anche il nostro straordinario capitale umano sono per davvero il valore aggiunto di un mezzogiorno che deve tornare prepotentemente all'attenzione della politica non solo nazionale ma anche europea. Dico questo perché sono fresca, diciamo, di un'elezione anche inaspettata per il grande consenso che mi è arrivato, inaspettata perché per davvero ho raccolto tanto affetto, tanta stima da elettori ed elettrici anche lontani dalla mia cultura politica, e questo è stato per me, diciamo, il risultato più bello e più emozionante, quello di sentire appunto l'affetto, il calore, la stima e di ricevere una grande responsabilità, quella appunto di rappresentare anche lì dove si decidono i destini degli stati membri, questo nostro straordinario mezzogiorno, questa terra, la Capitanata, e questo pezzo importante della nostra storia, della storia del nostro territorio, che è il Gargano e quindi anche Rodi. Grazie ancora, complimenti, festeggeremo questo importante riconoscimento che è tutto pugliese, quindi questo ci riempie ancora di più il cuore di gioia. Voglio salutare il maestro che ho rincontrato qui dopo qualche anno, ha partecipato con noi a Torino con il presidente Vendola ad una grande festa dei pugliesi emigrati in quella città e in Piemonte. Ecco come i legami, no, devono tornare a intrecciarsi, perché siamo per davvero una grande famiglia, anche se viviamo al di là dei confini geografici. I pugliesi, i foggiani, no, sono per davvero un grande valore aggiunto di questa terra. Grazie ancora. Allora, i giornalisti non dovrebbero mai sollecitare gli applausi degli uomini e le donne che fanno politica, perché devono per deontologia professionale essere distanti dalle parti, però un applauso a una persona per bene, diciamo, non si può non fare. E allora, grazie all'assessore Elena Gentile, adesso, come vi dicevo prima, volevo chiedere un pochino di backstage alla giuria, cioè capire un po' come hanno maturato questa decisione che oggi vede Raffaele Nigro premiato con questo premio città Rodi, di Rodi Gargani con Giuseppe Casieri. Non so se voi potete raccontarci un po' intanto che, insomma, le opere che avete esaminato, ma ovviamente in breve, e poi dirci che cosa vi ha convinti di questa fatica
letteraria di Raffaele Nigro, che questa mattina peraltro è stata ben incorniciata da una bella intervista a firma di Enrica Simonetti sulla Gazzetta del Mezzogiorno, e magari poi ne parleremo con l'autore. Allora, chi ci vuole dire come siete arrivati a questa decisione? Avete un microfono lì, eh? Abbiamo fatto le cose per bene. Bene, sì. Seduti. Allora, diciamo, i libri di narrativa ogni anno sono innumerevoli, non si contano per davvero, però non so se per sfortuna o per iattura ognuno dei membri di questa giuria ne legge un certo numero, un po' per piacere, un po' per dovere. E se lei mi chiede qual è il meccanismo, è quello della consultazione, dello scambio semplice e libero di opinioni sui libri letti. Poi c'è che il premio Cassiero di Garganico è un tipico premio di giuria, quindi diciamo la giuria rende conto a se stessa, e questo offre dei margini di libertà nell'assegnazione, margini incalcolabili di libertà. Ovviamente, come in tutti i premi, non sono assenti certi aspetti tipici, ad esempio la sollecitazione da parte delle case editrici, che anche su invito segnalano le opere che ritengono più adatte e più opportune. Siccome lei ci ha esortato giustamente alla brevità, che è un'esortazione che io condivido, ma, diciamo, a prescindere, come diceva il maestro Totò, dirò che siamo arrivati al libro di Raffaele Nigro non perché sia un mio semi-omonimo, perché la cosa sarebbe... Ma intanto dobbiamo chiarire che non c'è nessun rapporto di parentela, no? No, io sono Manica, sono Raffaele, perché l'unione avrebbe fatto evidentemente una decola. Dunque, quello che ci è piaciuto e il punto sul quale abbiamo concordato è il seguente, che poi risulterà chiaro anche dalla motivazione che sarà letta, e che è un libro che ha una felice invenzione narrativa, quindi dà quel piacere del tipico del romanzo, unisce dei dati di cultura che non solo ci sono piaciuti, ma che abbiamo in gran parte condiviso, cioè quali sono questi tratti di cultura che andavano segnalati premiando il romanzo di Nigro. Sono innanzitutto quello della certa cultura, diciamo, l'affioramento di nuovo di una grande tradizione della cultura meridionale. È un aspetto aggiunto della cultura umanistica meridionale. Il meridione si è a lungo vergognato che, rispetto agli ingegneri forniti dal nord, di aver fornito filosofi e giuristi e scrittori, eccetera. Invece non c'è nessun motivo di vergogna. La cultura di una nazione, di uno Stato, di una comunità è fatta proprio dalla sovrapposizione di queste cose, no? Uno dei grandi problemi del primo Parlamento post-unitario era di dover sradicare, certo, una tradizione anche parolaia, però c'è una vena invece soda e solida di pensiero meridionale, e Nino ha risolto questi dati tipicamente di cultura in dati narrativi, e questa è un'operazione non facile, che poteva risultare, se non fosse riuscita sarebbe stato un grande disastro, invece appunto è ben riuscita e abbiamo un gran bel libro da segnalare. Passando il microfono, adesso volevo lanciare qualche piccola provocazione. Allora, Raffaele Nigro, in un'intervista che ho già citato sulla Gazzetta stamattina, con un atteggiamento involontariamente snob, a domandaci ma chi sono i suoi lettori, cioè, vabbè, io non lo so, probabilmente sono più donne che uomini, però quando mi accorgo che qualcuno ha letto le mie opere mi sorprendo, perché io quando scrivo penso che nessuno abbia interesse a leggere quello che scrivo. In realtà poi non è così, insomma, è una piccola civetteria dell'uomo che appare persona, diciamo, di low profile, in realtà è ben consapevole delle sue straordinarie qualità di pensatore. E allora, questo libro, il custode del Museo delle Cere, secondo lei da chi andrebbe letto? O meglio, qual è il lettore che si può appassionare a un libro come questo?
Allora, io prima di rispondere a questa domanda devo però confessare che io ero in profondo conflitto di interessi. I giurati che hanno letto il libro lo sanno, i lettori no, e quindi svelo questo particolare perché mi sembra divertente e interessante, ma ero in doppio conflitto di interesse, perché un libro su cui è caduta la nostra attenzione, oltre a quello di Nigro, era anche quello di Camilleri. Bene, Camilleri, vendicandosi delle mie numerose stroncature, mi ha inserito come personaggio in un libro. Io mi chiamo Massimo Nofri e nel libro Il nipote del Negus, non so se lo sapevi, io mi chiamo Minimo Onofri. E la cosa è molto divertente, tra l'altro condannato per appropriazione indebita, ovviamente, dello strumento di critico. Camilleri lo considero un pessimo scrittore, ma è un uomo intelligentissimo e simpaticissimo. Dove sta poi però il problema del conflitto di interessi? Che anche Nigro mi ha messo dentro il suo libro. Ma mi ha messo dentro il suo libro, sono vocato, perché adesso c'è chi comincia a mettermi nei film, ma questo è un discorso lungo, diciamo, ormai c'ho anche una piccola carriera d'attore alle spalle, sempre ci dice, ma la cosa, diciamo, bella di Nigro, e quindi rispondo così alla sua domanda, che ha messo dentro in questo, tanti dialoghi, cioè queste cere che si animano, sono grandi personaggi, c'è questo rapporto tra questo nonno e questo nipote che è pedagogicamente straordinario, per cui c'è una scommessa sul passato, una scommessa che nasce da una sequenza di disillusioni, ma l'incanto del vecchio rimane, del vecchio socialista, eccetera, e nello stesso tempo c'è questo giovane che sembra si armi attraverso questo dialogo di nuovi strumenti per il futuro, e a un certo punto tirano fuori questo mio libro che si intitola così, Il suicidio del socialismo, inchiesta su Pellizza da Volpedo. È un libro un po' folle, in cui io mi domando come sia possibile che colui che è stato per un secolo esatto il simbolo delle magnifiche sorti progressive dell'umanità, che fa il quarto stato, quadro che conoscete tutti, famoso da un film di Bertolucci in poi, nel 1901, nel 1907, morto il primo figlio maschio, morta la moglie un mese, 7 giorni dopo per febbri puerperali, 2 mesi e mezzo dopo la morte della moglie, con 2 bambine di 5 e 9 anni già orfane di madre, si impicca col fil di ferro del proprio studio. Quasi una cosa nascosta dagli addetti ai lavori, cosa straordinaria. Perché ha colpito così tanto questo libro di Nigro? Perché non stiamo parlando del mio, ovviamente. Perché dentro ci sta le catastrofi di tutto un secolo, il Novecento, con cui questi due personaggi si confrontano, ma si confrontano divertendo il lettore, non annoiando. Ci sta la catastrofe del più grande, meraviglioso sogno, che è il sogno socialista. In fondo il Partito Socialista Italiano, secondo me, è stato il partito più nobile della storia d'Italia. Anna Kuliscioff diceva, a casa mia, diciamo così, sotto il film, non c'è mai stato né